Quando si parla di matrimonio, si pensa subito a una classica cerimonia, al taglio della torta, la sposa con un bellissimo abito bianco e tante altre cose romantiche. Ma quello che sto per mostrarti sono le tradizioni nuziali più strane di sempre. Queste sono 5 tradizioni matrimoniali così strane da non sembrare vere. Sei pronto? Iniziamo! Numero 5. La prova del fazzoletto. I matrimoni rom sono pieni di rituali e tradizioni, ma la tradizione più strana e importante è il test del fazzoletto bianco. Nello stesso giorno del matrimonio, una donna di famiglia si chiude in una stanza con la sposa per verificare la sua verginità. Se tutto va come dovrebbe, la cerimonia inizia e si dà il via ai festeggiamenti. Una delle cose che mi ha affascinato sono gli abiti degli sposi, in quanto sono i più costosi e particolari che io abbia mai visto. Ma aspetta, mi sono dimenticato di dirti che i festeggiamenti durano ben 3 lunghi giorni. Un lungo, lungo matrimonio. Numero 4. Sposarsi con un animale. In India credono che le donne non belle con qualche problema fisico siano possedute dai fantasmi. Ecco perché devono sposare un animale, di solito una capra o un cane, per sbarazzarsi degli spiriti maligni. Dopo questo strano matrimonio, la donna è libera di sposare l'uomo che desidera. Sono obbligati a fare questo per poter essere libere di avere un matrimonio felice. Non sapevo di dover sposare il mio cane per scacciare gli spiriti maligni. Che buffa tradizione! Numero 3. Baciare gli sposi. In Svezia sembra che celebrino l'addio al celibato lo stesso giorno del matrimonio. Lo sposo deve abbandonare il luogo del matrimonio e lasciare che tutti gli ospiti bacino la sposa. Ma la storia non finisce qui, perché la sposa deve fare la stessa identica cosa. Penso che sia divertente per loro, ma probabilmente anche per i loro amici. Quello che posso assicurare è che ci sono alcuni che si baciano sulle guance, mentre altri che si sono spinti un po' oltre. Poveri sposi, immagina quando viene il turno del bacio con i nonni. Numero 2. Il lancio del cibo avariato. Senza dubbio, molte persone ricordano il giorno del loro matrimonio come uno dei giorni più felici della loro vita. Ma in Scozia non credo che sia così. Infatti gli invitati devono gettare sugli sposi le cose più spregevoli e disgustose, come latte marcio, pesce, cibo avariato, salse, fango e tante altre cose disgustose. Si dice che questa tradizione serva a scacciare gli spiriti maligni dalla coppia. Penso che dopo questo siano pronti per qualsiasi altra cosa. Numero 1. 3 giorni senza andare in bagno. Riesci a immaginare di stare 3 giorni senza usare il bagno? Questa tradizione proviene da un'antica tribù asiatica. La tradizione impone che la coppia non deve usare il bagno per 3 giorni prima di sposarsi, né per fare il bagno né per i loro bisogni, che è una cosa sana e naturale farli quotidianamente. I loro parenti più stretti si assicurano che mangino il meno possibile, perché altrimenti possono verificarsi spiacevoli inconvenienti. O almeno questo è quello che dicono. Quello che è certo è che dopo la cerimonia si libereranno di un enorme peso. Bene, queste erano le 5 tradizioni nuziali più strane di sempre. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividi con gli amici. E non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere nessun nuovo video. Ciao curiosone, a domani! Set my heart afire.